Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscoli a vita. Sono le 8:30 di domenica e ho deciso di uscire presto stamattina. Mi sono svegliato presto e sono uscito per farmi una passeggiata. Sto più o meno camminando qua nel centro finanziario e farò una passeggiata di un'oretta. E ovviamente mi sto ascoltando il podcast. Mi sto ascoltando Gary Vaynerchuk, non so se avete presente, ma secondo me è un motivatore ottimo, veramente. Mette content fuori praticamente ogni giorno e se avete problemi con motivazione oppure con raggiungere degli obiettivi, è veramente veramente una persona a cui mi affido, perché vedete lui che è praticamente un CEO di una impresa enorme e vi fa vedere esattamente quello che fa giorno dopo giorno. E se praticamente avete delle aspirazioni o ambizioni, aspirate a diventare o fare qualcosa di simile, è veramente un personaggio ottimo, anche perché fa vedere esattamente quello che fa in un giorno. Quindi io mi sto ascoltando Gary Vaynerchuk e sto passeggiando per Manchester, che è completamente deserta. C'è un bel sole oggi, è abbastanza buon tempo, io sono carico. Non mi piaceva l'ultimo video che ho messo fuori, quindi oggi vi prometto sarà un super video top. Iniziamo la giornata. Ragazzi, appena tornato a casa e sto scrivendo giù gli obiettivi per questo mese, sto rivedendo quelli del mese scorso e sto scrivendo quelli per il prossimo mese. Scrivere giù gli obiettivi che vogliamo raggiungere in un certo periodo determinato di tempo aiuta veramente tantissimo. La ricerca scientifica ha dimostrato che se scrivi giù un obiettivo, che possa essere un obiettivo legato al tipo di fisico magari che vuoi raggiungere, vuoi ottenere un six pack in 60 giorni o eccetera eccetera, se lo scrivi giù c'è il 40% di probabilità in più che colpisci in effetto il tuo obiettivo. Quindi quello che mi piace fare a me è praticamente utilizzare uno schema del genere, scrivere giù degli obiettivi con un tempo legato a ogni obiettivo e poi tenermelo a fianco al comodino. Se è una cosa magari che volete trasformare il vostro fisico, avete veramente avuto tanta difficoltà, allora vi conviene veramente anche magari fare un bel poster, una bella foto in cui scrivete il vostro obiettivo della vostra trasformazione e ve la attaccate in camera, sul muro, oppure ve la tenete accanto al comodino, così è in un posto dove lo vedete in continuazione. E quello ha dimostrato la ricerca scientifica che vi aiuta a restare appunto sulla dritta via verso il vostro obiettivo. Quindi quello è il tip della giornata. E ragazzi, eccoci qui ovviamente nella lounge per iniziare al massimo questa giornata. Mi sto facendo un tè, quindi nel weekend lo sapete già, niente caffè, perché provo a tenere bassa nel weekend la caffeina, dato che durante la settimana sta a 1000. Quindi mi faccio un tè, uploado un video per voi e noi ci vediamo più tardi. Sono appena tornato a casa e ho visto che ho uno scatolone lì pieno di magliette che non mi vanno più bene, quindi o sono troppo strette o sono troppo larghe, o comunque sono magliette che dovrei dare via. Invece ho deciso quindi di farle su in una tank top. Quindi, dato che sto per andare a Barcellona, dato che questo è Barcellona Prep, vi farò vedere in questo momento come preparare delle tank top vest tops, quindi praticamente quelle senza maniche per la spiaggia. Vi faccio vedere subito. Allora, eccoci qua, praticamente vi serve solamente un paio di forbici, il più lunga la lama possibile meglio è, una penna per tracciare appunto dove taglieremo e una maglietta che non vi serve più, ok? Abbastanza larga, che così quando la tagliamo non è troppo stretta, che poi non sembra troppo bella. Quindi, semplicemente queste tre cose, io inizio poggiata la maglia, più o meno tracciamo con la penna esattamente dove vogliamo. Io direi più o meno 4 dita dal collo, dal collare, e stessa cosa più o meno vogliamo andare giù, ma io direi una mano intera, quindi 5 dita. E ora praticamente tracciamo e tagliamo dalla parte iniziale al fondo. Quindi facciamo una piccola incisione qua in alto. La penna. Thinking of reasons to make it all be alright. Potremmo applicare l'altra manica qui anche per tracciare. And now that you're gone. E ecco qua, fatta la nostra canotta. Vi faccio vedere ora come esce, vi poso qua. E ecco qua, la super canotta. Io direi che ottimo metodo per aver su una bella canotta da mettere in spiaggia. Ovviamente se avete qua un po' di ritocchi da fare, li potete fare tranquillamente ripassando con le forbici, poi non vi preoccupate, perché una volta messa in lavatrice questa qua, queste cose qua saranno molto più
fini e sembrerà quasi fatta apposta, quindi non si vedrà che l'avrete tagliata con le forbici, perché una volta messa in lavatrice scomparirà praticamente tutte queste fibre qua laterali. Quindi ecco qua la tank top. Potete farlo con qualsiasi maglietta. Io vi consiglio, se volete lo stile, il fashion di quest'anno, andate e scegliete una maglietta un po' più larga, non troppo stretta, che poi sembrate solamente, non lo so, poi non è tanto bello. Andate per una maglietta magari che vi sta larga, lunga, e fate questo taglio preciso, preciso. Continuiamo col video. Ragazzi, sono le 2:30 del pomeriggio, io sto digiunando da stamattina, non ho mangiato niente. Vi faccio vedere il piatto che mi sono preparato in questo momento. Come potete vedere qua, praticamente solamente proteine e grassi, non c'è nessun carboidrato. Ho messo 100 grammi di pomodori, che sono gli unici carboidrati, poi 40 grammi di speck, un paio di fette dell'Erdammer Light, un formaggino light e 160 grammi di petto di pollo grigliato. Quindi questo sarà il pranzo. Come vedete non ci sono praticamente carboidrati, non consiglio a tutti di fare quello che sto facendo. Di solito tengo i carboidrati alti perché i carboidrati aiutano ad andare forte in palestra, quindi aiutano con la performance in palestra, e in più semplicemente vi fanno sentire bene, aumentano i livelli di serotonina, quindi vi fanno dormire meglio la sera, eccetera eccetera. Però dato che mi mancano solamente 5 giorni più o meno prima di andare a Barcellona, voglio buttare fuori tutta l'acqua e quindi ho diminuito i carboidrati. Per questo motivo vedete un piatto praticamente di salumi, grassi qua dal formaggio, grassi dallo speck, proteine, proteine, proteine. Io mi godo questo pasto e noi ci vediamo dopo. Ragazzi, sono più o meno le 6, ho deciso di farmi un piccolo snack, solamente proteine. Non so, mi è venuta voglia e non l'ho ancora visto fare da nessuno qua su YouTube, quindi vi faccio vedere subito. Vi poggio proprio qua, utilizzeremo un po' di skyr. Mi sa che farò 250 grammi di skyr. Se non avete lo skyr, lo yogurt 0% total fage va benissimo. Per 100 grammi dovrebbe avere dalle 10 alle 12 grammi di proteine, ottimo. E in più ci aggiungo My Protein, queste sono le Impact Whey Coco Zero Flavor. Potete usare, se non avete questo stesso gusto, potete usare vaniglia, cioccolato o comunque quello che volete voi. E praticamente saranno yogurt, però ci mettete dentro queste che faranno un po' più di gusto, anche un po' di dolcificante. Quindi snack che uscirà una bomba, vi faccio vedere subito. Ed ecco qua dunque la ciotola finale. Ovviamente se siete in un bulk potete aggiungerci una banana o comunque qualche cosa, magari delle gocce di cioccolato, per rendere tutto un po' più buono. Ma ora che sono a dieta, questo magari non sembra il massimo, ma vi prometto che è veramente buono. Ci potete aggiungere un po' più di proteine se volete un po' più di gusto, oppure un cucchiaino semplicemente di cacao amaro e darà un gusto ancora migliore. 55 grammi di proteine in questa piccola ciotola, quindi quando mi dite che non riuscite a colpire i grammi di proteine, ragazzi, non ci credo, perché questo è uno snack rapidissimo, un botto di proteine, me lo godo, ci vediamo dopo. E ragazzi, concludo qui il video, spero vi abbia dato un po' uno spunto, diciamo, adesso che fa caldo, se volete magari trasformare le vostre magliette in canotte. E spero anche, ragazzi, la dieta, spero che prendiate spunto, però ricordatevi, è il deficit calorico che vi fa bruciare i grassi. Quello che sto facendo io in questo momento non lo consiglio a tutti, lo consiglio solamente proprio come l'ultima settimana prima di andare in spiaggia, se volete massimizzare la vostra definizione, ma diciamo che è una cosa per fissati, non è assolutamente necessario. Se mantenete i carboidrati più elevati vi sentite meglio. Io non mi sto sentendo 100%, penso anche per questo la mia motivazione era bassa ieri, perché proprio con i carboidrati bassi non è che ti senti al massimo. Quindi non consiglio a tutti di farlo, semplicemente un modo per buttare fuori l'acqua. Detto questo, ragazzi, sto scrivendo delle guide, anzi una guida soprattutto sulla nutrizione in modo scientifica, che vi mette le priorità. Secondo me verrà una bomba, ve lo garantisco, tutte le vostre domande verranno risposte a riguardo di frequenza dei pasti, priorità, integrazione, eccetera eccetera. Quindi uno di questi prossimi giorni ve la metto fuori per voi. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, buttateci un like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento e mi fa piacere. Noi ci vediamo in un prossimo video. Andateci forte!